trasformare l'indicativo presente, attivo e passivo delle quattro coniugazioni, devo prendere in considerazione il paradigma del verbo. Per esempio, voco, vocas, vocavi, vocatum, vocare. Ricavare il tema del presente staccando la desinenza re dalla forma vocare, l'infinito presente attivo, al tema del presente aggiungere le desinenze attive e passive. Partiamo dalla prima coniugazione e coniughiamo l'indicativo presente attivo e passivo di voco, vocas, vocare, chiamare. Dal paradigma prendiamo l'infinito presente attivo, vocare. Stacchiamo la desinenza re e otteniamo il tema del presente, voca. Al tema del presente, voca, aggiungiamo le desinenze personali attive e passive. Coniughiamo l'indicativo presente attivo. Voco, io chiamo. Vocas, tu chiami. Vocat, egli chiama. Vocamus, noi chiamiamo. Vocatis, voi chiamate. Vocant, essi chiamano. Passiamo ora alla forma passiva. Al tema del presente voca aggiungiamo le desinenze personali passive. Vocor, io sono chiamato. Vocaris, tu sei chiamato. Vocatur, egli è chiamato. Vocamur, noi siamo chiamati. Vocamini, voi siete chiamati. Vocantur, essi sono chiamati. Continuiamo con la seconda coniugazione e coniughiamo l'indicativo presente attivo e passivo di video videre, vedere. Applichiamo lo stesso procedimento. Dal paradigma prendiamo la forma dell'infinito presente attivo, da questa stacchiamo la desinenza re e otteniamo il tema del presente vide, al quale aggiungeremo le desinenze personali attive e passive. Coniughiamo la forma attiva. Video, io vedo. Vides, tu vedi. Videt, egli vede. Videmus, noi vediamo. Videtis, voi vedete. Vident, essi vedono. Per coniugare la forma passiva del presente indicativo di video videre, aggiungeremo al tema del presente vide le desinenze personali passive. Così, videor, io sono visto, videris, tu sei visto, videtur, egli è visto, videmur, noi siamo visti, videmini, voi siete visti, videntur, essi sono visti.